Ciao ragazze, benvenute o bentornate in questo nuovo video. Voi sapete già quanto io amo i vlog, soprattutto i miei vlog, ovviamente. Qualche giorno fa sono andata sul mio canale, mi sono messa a scorrere tra i miei video e mi sono messa a vedere tutti i vlog delle mie vacanze estive. Ma mancava una vacanza in particolare che mi era rimasta proprio qui ed è la Sardegna dell'anno scorso. Non so da quanto mi seguite, non so se già mi seguivate quest'estate, non so se mi seguite da poco. Comunque l'anno scorso sono stata in Sardegna per più di 2 settimane e ovviamente ho girato dei vlog. Vlog che non avete mai visto perché quando sono ritornata a casa, io in vacanza non mi metto a montare vlog, vi dico la verità, me la prendo proprio come vacanza, non mi metto davanti al computer a montare video. Quando sono tornata a casa, la prima cosa che ho fatto è trasferire le clip dalla micro SD al computer. Ecco, è successo proprio qualcosa durante quel trasferimento perché mi sono sbagliata e ho cancellato delle clip che non dovevo cancellare. Stavo facendo elimina, invece di aver fatto elimina sulla micro SD, ho fatto elimina dal computer, quindi le clip erano sparite, non ce l'avevo più e c'ero rimasta veramente veramente male. Ovviamente c'ero rimasta male perché riprendere tanti giorni di vlog, quindi metterci tutta la passione, tutta la carica, tutto il cuore. Poi sapete che io non lo faccio solo per voi, ma lo faccio anche per me stessa, per rivedermeli. Come è successo qualche giorno fa che mi sono messa a rivedere i miei vecchi video, c'ero rimasta veramente male, tanto che da portare questa micro SD a persone competenti per vedere se riuscivano a fare qualcosa, se riuscivano a recuperarmi qualche clip. Queste clip non sono mai riuscite a recuperarmeli, nonostante magari io abbia speso anche dei soldi per cercare di estrapolare qualcosa dalla micro SD, ma c'erano tutti i file del mondo tranne queste clip di questa vacanza. Ecco ragazze, c'ero rimasta veramente veramente male, tanto che quel periodo già era un periodo nero per me, ma quel periodo ho detto ok, non metto questi vlog della vacanza, me li tengo per me. In realtà le clip che avevo perso non erano di tutti i 17 giorni che ero rimasta in Sardegna, perché sono rimasta 17 giorni, ma erano solamente di 4 giorni su 17. E ragazze, dopo 10 mesi, eccomi qui a farveli vedere questi vlog, perché mi sono messa qui a montarli e mentre li montavo mi sono sentita proprio stupida a non averli messi prima, perché sono dei vlog molto carini, sono dei vlog molto belli, sono dei vlog che tengono compagnia e sono anche dei vlog molto scorrevoli. Quindi ragazze, eccomi qui a farveli vedere. Usciranno da oggi fino alla prossima settimana, non tutti i giorni, il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 16. Spero che vi piacciono, spero che vi tengano compagnia e scusate per il ritardo. Ovviamente per quei 4 giorni mancanti ho creato una cosa molto carina, molto figa per non avere lo spezzone di quei 4 giorni mancanti. Non mi perdo in altre chiacchiere. Vi lascio al video e buona visione. Buongiorno ragazze. Oggi è venerdì 16 agosto ed oggi partiremo per andare in Sardegna, però abbiamo il traghetto stasera, quindi abbiamo tutta la giornata. L'anno scorso ho iniziato a vloggare praticamente da quando siamo partiti. Ma oggi non so se è una bella giornata, se è una cattiva, che cosa devo fare, cosa non devo fare, non l'ho capito neanche io. Adesso vi spiego. Ieri era il Ferragosto, era il 15 agosto ed era Ferragosto. Praticamente siamo andati da mia sorella. Stavo su WhatsApp e volevo mandare un messaggio vocale. E non mi faceva mandare questo messaggio vocale, non capivo il perché. Ho detto vabbè, ma sarà un bug di WhatsApp. Avete visto che ci sono alcune volte bug di WhatsApp, Facebook, Instagram. Ho detto vabbè, sarà un bug. Dopo un po' comincio a scorrere per l'iPhone. Volevo fare una foto e non mi faceva fare neanche la foto. Ho detto ma non è che mi si è inceppato il telefono. Tengo il telefono, lo riaccendo, il telefono non si accende, ovvero rimaneva con la mela sopra. È stato 10 minuti così, dopo si è riacceso. Quando sono andata riaccendo, ho detto ma sto telefono non è normale, ora devo iniziare a provare e a testare cos'è che funziona e cos'è che non funziona.
praticamente messaggi vocali non me li fa mandare, se faccio dei video non mi fa sentire l'audio dei video, se faccio delle stories di Instagram non mi fa sentire le stories di Instagram, se sento le stories di Instagram degli altri me li fa sentire, i messaggi vocali degli altri me li fa sentire, se chiamo o se mi chiamano io non sento l'altro e l'altro non sente me. Sto proprio incazzata. Sto incazzata perché io precisamente ogni 2 anni sto comprando un iPhone e mi dà fastidio perché sono cose che comunque me le pago da sola e voglio evitare di spendere sempre 1000 euro. Allora io sto facendo di tutto per non farmelo questo telefono, ma da tanto, perché mi si era rotto lo schermo, non mi interessava, poteva restare anche così. Poi di punto in bianco, anche se non l'ho fatto cadere, mi si erano spappolati tutti i cristalli liquidi e l'ho portato a riparare. Ho speso 150 euro per ripararlo. Dopo una settimana a me è ricaduto lo schermo, si è tutto rialzato, ma sti cavoli, si vede, funziona, va bene, ok. Adesso siamo in vista delle vacanze, no? Mi fa ridere perché ieri proprio mi hanno detto vabbè Sara, che ti frega tanto, adesso vai in vacanza. Appunto che vado in vacanza, il mio telefono mi serve perché io con il telefono ci faccio video, perché io con il telefono ci faccio stories di Instagram, perché io con il telefono mi piace mandare foto e video ai miei familiari, perché io con il telefono mi serve, punto, basta. Sto nera, ragazze, stamattina sto proprio nera, però non so che fare, ve lo giuro, sto proprio, me lo faccio o non me lo faccio, devo vedere. E infatti adesso ci siamo svegliati presto perché vado a fare colazione con mio padre, che è l'ultimo giorno che lo vedo, almeno ci vediamo, ci salutiamo, eccetera. Poi dobbiamo andare un attimo al supermercato a comprare alcune cose oggi per il traghetto. Dobbiamo andare a stampare 2 fogli sempre per il traghetto. Comunque dobbiamo fare un po' di giri e include anche il telefono. Adesso vi porto con me sperando che riescono ad aggiustarlo in 5 minuti. Se non riescono ad aggiustarlo in 5 minuti mi tocca farmi il telefono nuovo. Allora, siamo andati a fare colazione con mio padre, ma tipo tempo 5 minuti. Adesso siamo a casa perché Wolf deve fare una cosa. Deve stendere i panni perché sennò oggi non so cosa mettermi nel zainetto per quello che porto in traghetto. Sono le 8:40, tra 20 minuti aprono i negozi. Sto ancora pensando se comprarlo o meno. So che Wolf è carinissimo, ha detto date, aiuto io a pagarlo, ma non è, cioè, proprio perché mi c'ero di comprarlo, capito? Siamo davanti a un sì, euro. Sì, buongiorno, volevo sapere un'informazione. Se tenevate disponibile l'iPhone X R da 128 giga. Dimmi quella c'è là. Perché non ce l'ha? Ah, mi ha detto il collega è un attimo impegnato. Siamo appena usciti da 1 euro qui da me. E l'ho comprato il rosso, è bellissimo. Mi sono fatta applicare anche una nuova pellicola. Io tipo sono rimasta scioccata quando l'ho vista, 20 euro la pellicola per applicarla. È tipo fatta in gel, infatti mi ha detto di non metterci la cover né tenerlo in tasche strette, eccetera, per almeno 48 ore. Io sono un po' così per questa cosa perché comunque io senza cover è un po' un dramma per me. Poi soprattutto oggi che devo andare in traghetto, faccio le riprese nell'acqua, nel senso nel... infatti pure il puff mi cade la nave e ciao, addio telefono. A me porta pure questo. Sono povera per la Sardegna, non mi posso permettere manco di andare a fare spesa in Sardegna. Non posso manco pagare la casa. Adesso stiamo andando a casa perché stiamo andando a casa, giusto? Andiamo. Eh sì, per forza. Abbiamo finito da fare tutti i giri, sì. Sono le 11 e stiamo andando a casa perché ancora dobbiamo caricare le valigie in macchina. Ancora mi manca di prepararmi 2 zainetti. Dobbiamo piegare i panni che abbiamo steso. Dobbiamo fare il pranzo, dobbiamo andare a fare la benzina. Quindi ancora dobbiamo fare un bel po' di cose. Il pomeriggio passa in fretta. Penso partiremo verso le 5, però devo passare prima da mia zia, che voglio un pezzo di tiramisù, che oggi sono tutti a cena a casa mia e fanno il tiramisù, e quindi io ho detto passo, me lo posso prendere, perché almeno... Ah, le cose da stampare, cavolo! Siamo tornati a casa, mi sta prendendo un po' di ansia perché dobbiamo fare un sacco di cose ancora, ma veramente troppo, non so neanche da dove iniziare, tra il fare backup all'iPhone, tra passare le foto dall'iPhone al computer, tra pulire la camera, fare altre valigie... Bere, sistemarmi, calmarmi, mangiare, pranzare, fare il pranzo, mettere le valigie nella macchina. Dobbiamo veramente fare un sacco di cose, siamo di corsa, scusate. Però ho detto intanto mi sistemo le foto del telefono, che le passo dall'iPhone al computer, e intanto mi preparo o l'ISPAC o l'altro zainetto che devo portare, almeno mi tolgo una cosa da fare. Oddio mio, fatemi respirare, veramente oggi non ce la posso fare. Allora, ve lo faccio vedere perché... Sto preparando le borse e almeno lo accendo, faccio wifi, faccio tutto così posso passare tutti.
No, perché c'ho tipo bolle? Guarda, dal vivo non si vedono, dalla cosa si vedono. Ragazzi, guarda la differenza tra questo che ho comprato e questo che c'ho prima. È più piccolo, infatti mi piace di più il fatto che sia piccolo. Wolf sta caricando tutte le valigie in macchina e tutte le cose che ci dobbiamo portare in macchina, anche perché a me manca solo lo zainetto alla fin fine da prepararmi. Che adesso vado, giuro, non perdo in altre chiacchiere. Un appellito, amore. Un appetito, un appetito, si Grazie. parte. Vi faccio vedere come siamo messi. Eccoci qua. Penso che siamo messi peggio dell'anno scorso, nonostante quest'anno non abbiamo la spesa, mentre l'anno scorso avevamo tutta la spesa. 2 ore in cui non ci ho capito niente, perché tra il preparare la valigia, configurare il telefono, scaricare tutte le app, rimettere tutte le password, segnarmi i numeri, riparare la valigia, vedere cosa mancava. Cioè, praticamente ho fatto 3500 cose messe insieme, che adesso sto rimurginando, rimurginando, cercando di capire se mi sono scordata qualcosa e se ho messo tutto. Noi abbiamo pranzato, devo spegnere il computer. Intanto mi sto facendo di nuovo un giro di perlustrazione per vedere se mi dimentico qualcosa, ma non penso. Ah, ho spento il computer, vedete come sto messa? Niente. Vado sopra e vado a farmi una doccia, perché non è neanche una doccia, è più una rinfrescata, perché voglio darmi una rinfrescata dato che ho sudato, vestirmi e alle 4 partiamo da casa, perché devo passare un attimo da mia zia e da mia zia poi andiamo a Civitavecchia, al porto di Civitavecchia, quindi... Fermi all'autogrill, scusate i capelli un po' pazzi, ma tra il vento, la macchina, eccetera. Poi prima ho fatto anche la doccia e non me li sono sciolti. Forse cosa deve fare? Ci siamo fermati nello stesso autogrill in cui ci siamo fermati anche l'anno scorso, con l'unica differenza che l'anno scorso pioveva. Però pioveva, ma quando eravamo arrivati qua c'era il sole. Siamo quasi arrivati, però devo dire che a differenza dell'anno scorso quest'anno è parecchio tardi, perché sono le 7, alle 22.45 c'è il traghetto, però io penso che l'imbarco o è iniziato o sta per iniziare. Tirare, tirare, andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, siamo arrivati, stanno facendo già i check-in, quindi dobbiamo solo un po' aspettare. Ci dobbiamo un po' armare di pazienza. Però sono troppo 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 felice. Io e Wolf ci stiamo per separare, perché già ci hanno fatto il check-in, ci hanno controllato la carta d'identità, tutto, ci stiamo per separare. Mi sto andando a dirigere verso la fila per l'imbarco, perché so che devo fare la tanta. E quindi mi avvio. Ciao.
parte. Sto aspettando un Wolf che me lo sono perso. Aspetto lui, andiamo un attimo in camera perché è successo un sacco di cose. Adesso vi racconto tutto nella camera. È andato subito, a differenza di Londra. Ciao! Ciao, nostro casetto. Cos'è? Si accende la luce? Qui si accende la luce. Qui si accende la luce. No, ma non ci ho messo le coperte vile. Questa è la nostra cameretta, questa è la persona sconvolta e sì, questo è il nostro specchio. Sono stata, come sapete, con la Grimaldi, il conducente va dentro, mentre chi non è conducente deve andare a fare la fila per andare a piedi. Sono stata circa un'ora a fare la fila e era stressante perché comunque c'era un sacco di gente, un sacco di confusione, un sacco di bambini che piangevano, eccetera. Al che mi è venuto un mal di testa, infatti adesso mi sono presa un Brufen perché sto scoppiando. Ho mangiato un po' di pasta. La cosa che mi ha dato fastidio è proprio l'inciviltà della gente, perché si era creata a parte una fila assurda che non so perché non aprivano le porte per farci entrare. Chi controllava i biglietti per fare il check-in c'era solo una persona ed eravamo tantissimi. Infatti abbiamo detto mi sa che non partiamo per le 10.45, perché a parte che dovrebbero mettere secondo me le transenne, quelle che ci sono ai concerti, invece eravamo sparsi e chi arrivava per ultimo si infilava per primo, perché probabilmente l'ultimo stava di fronte a me per quanta c'era la fila. Appena hanno aperto le porte si è infilato per primo, cioè gente che è venuta molto 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 dopo di me si è infilata prima di me. La cabina è quel che è, come quella dell'anno scorso, molto carina, non è né piccola, cioè non è spaziosa perché non è tipo una camera di hotel, ma tanto ragazzi ci dovete stare manco quanto 5 ore, ma manco, perché comunque sì, noi arriviamo alle 7, ma alle 7 svegliano, alle 5 ti svegliano, che ti devi alzare perché loro devono pulire le cabine e fra un po' la nave attracca. Il segnale generale di emergenza è composto da una serie di almeno 7 fischi brevi, seguiti da uno lungo, emessi dalla sirena e dal sistema altoparlante. Oh, ti ricordi bene, ti ricordi bene. Ti ricordi bene, Tati? Bravissimo, amore mio. Mi porta a fare una scampagnata in mezzo alle macchine, in mezzo alla monnezza. Oddio! Sì. La macchinetta mi ha abbandonato. Sono le mezzanotte, sono fatte mezzanotte, sì. Abbiamo chiesto al ragazzo che stava pulendo le lenzuola, eccetera,
a che ora ci chiameranno per lo sbarco, diciamo così. In realtà arriviamo ad Olbia alle 7 e solo che per chi ha la cabina deve andarsene prima dalla cabina, perché ovviamente loro devono avere il tempo di pulire. E ha detto che ci chiamano verso le 6:15, quindi metterò la sveglia un pochino prima perché voglio farmi la doccia. Adesso mi stendo un po' sul letto, comincio un po' a scrivere, a spulciare le foto di oggi, a rivivere il momento eccetera, e mi metto a dormire perché ho sonno. Buongiorno ragazze, voi non potete capire quanto ho dormito bene, perfettamente, benissimo. Sono le 5, mi sono messa la sveglia per svegliarmi adesso, avevo ancora sonno, ancora volevo stare lì a farmi, cioè a dormire, cioè ho proprio dormito bene, 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 bene. E la cosa che abbiamo notato prima, cioè prima, sì, qualche ora fa, l'anno scorso non l'avevamo notata, è che spegnendo tutte le luci si vedeva il mare. Mentre comunque mi vado a fare una doccetta veloce, giusto per sciacquarmi, per darmi l'insaponata, per riprendermi un po'. Mi vesto perché fa troppo freddo qua dentro. Se dovete viaggiare con il traghetto, vi consiglio di portarvi un giacchetto, un qualcosa, perché mi muoio di freddo. Ho preso per culo che c'erano queste coperte e me ne sono messe due. Wolf, che anche questo non si è arrabbiato con me, perché sto già riprendendo. Adesso cioè, sono le luci spente, non lo vedete, però vediamo anche la Sardegna. Vedete quelle luci, quella è la Sardegna. Ma io mi sa che la vedo già da un bel po', perché mi sono alzata un po' prima. Sto proprio a dormire, cioè proprio mi sono alzata e vediamo un po' le luci. Quindi ho detto, madonna, ma dove siamo arrivati? Devi sbrigare che tra circa un'ora ci cominciano a chiamare per liberare le camere. Mi vado a fare la doccia e comincio a mettere tutto a posto, quello che devo mettere a posto, in ordine. Buongiorno, buongiorno. Stai insieme a San Sara ci è ufficialmente rimasta male. L'anno scorso ci hanno detto sì, arriveremo alle 6. Sul biglietto, sul coso del traghetto c'è scritto alle 7:20. Alle 6, vabbè. E stavamo in camera, già ci hanno iniziato a chiamare alle 5 invece delle 6:15. Io ho detto ok, c'è qualcosa che non va. Però ho detto vabbè, ma anche l'anno scorso hanno fatto così, penso che comunque arriveremo per le 7:20. E invece ragazze, siamo usciti e siamo già al porto di Olbia. Ragazzi, la Sardegna era troppo vicina per sbarcare le 7:20, quindi non sono neanche le 6, siamo arrivati, già hanno... In poche parole, abbiamo già attraccato, devono mettere il garage, farci uccidere, quello sì, però comunque hanno già attraccato. E mi dispiace perché l'anno scorso ho visto un'alba bellissima, ho fatto un sacco di video, di stories, ma proprio vedevo l'alba mentre andavamo nella Sardegna con il mare, è stato uno spettacolo bellissimo. Speravo di rivedere anche quest'anno, invece no. Però adesso stiamo andando nell'altro ponte a vedere se qualcosa, qualche spicchio di sole si vede, giusto per farmi contenta. Hanno iniziato a chiamare il garage numero 3, eccoli di nuovo. Era una fitta. Attenzione prego, tutti i passeggeri che viaggiano con auto al garage numero 5 possono adesso sbarcare. Andiamo. Niente, mi volevo godere altro posto, meraviglia, niente. Please, all passenger travel with the car to garage number 5. Amore, io non lo so. Ma io sto guardando.
15 minuti. No, ma è quasi. Ma sei sicuro che è questo? Io non vedo la mia macchina. E voi calcolate che sono le 6:20 e noi già stiamo dentro la macchina. Cioè l'anno scorso alle 9 stavamo dentro la macchina. Però da quando andavi all'inizio? Mamma mia. Siamo arrivati a Olbe Beach. No. Adesso andiamo a fare colazione. Colazione, dato che sono le 6:36. Meraviglioso, super rilassante perché stanno pescando, quindi non parlano. Adesso ci sono le campane, il rumore dei gabbiani. Non penso che prima sia successo molto, però ok, bellissimo veramente. Cos'è successo? Mi è cascato un uccello addosso, un gabbiano del corpo. Stiamo andando a fare colazione in un bar che abbiamo trovato. Abbiamo visto che c'era gente, abbiamo visto che era carino, abbiamo detto andiamo in quel bar. Anche perché io mi sto morendo di fame. Dopo la colazione, sì, infatti, dopo la colazione penso andremo a fare un giro ad Olbia. Tanto abbiamo parcheggiato la macchina in un parcheggio bianco, quindi manco a pagamento. Andiamo a fare un bel giro d'Olbia, ci fermiamo a qualche forno, faccio un po' di riprese con la macchinetta, vi porto con me. Ecco la nostra colazione. Così. No, vabbè, solo questo è il mio, è la mia parola oggi. Abbiamo fatto colazione, abbiamo, cioè tipo ho aspettato per la colazione un 40 minuti perché sennò ci sono fatte le 8. Wolf non ritornava più, ho detto ma non è che l'hanno messo a fare pure lui il barista perché c'era che non ritornava. In macchina sono le 8:43, quindi fortunatamente. Ma sedete qua? Sì, una posta? La posta, allora, proprio qua. Torni indietro, guarda se trovi spazio qui. Sì, torni indietro. Oh. Sono così gentili sempre qua. Comunque, dicevo, stiamo andando in posta per prelevare. Poi andiamo a San Teodoro perché sono le 9 più o meno a San Teodoro. Dista 20 minuti, proprio 20-30 minuti. Vogliamo andare a farci un giro al centro di San Teodoro, andare all'info point, così prendiamo tutti i volantini, ci informiamo per le escursioni. No, informarsi per le escursioni oggi no, più in là, perché vorremmo andare quest'anno a visitare l'arcipelago della Maddalena, aspettando il ragazzo della casa che ci chiama e ci dice che è pronta. Metto il cuore a fare questi video perché poi so che comunque una volta tornata a casa e li rimonto mi viene lo stesso batticuore, l'emozione che ho adesso che lo sto vivendo. 34 gradi. E diciamo lì. Alle 10 di mattina.
poi vuoi con altro cioccolato? Siamo seduti in retta al centro commerciale giusto per perdere un po' di tempo. Adesso ci dirigiamo verso San Teodoro perché ancora siamo ad Olbia. Sì, sono atterrata. Ragazzi, stiamo passando davanti alla nostra casetta che però non si sa ancora ce la danno. E sono le 11. Comunque ragazzi, siamo arrivati a San Teodoro. Tipo, ero troppo attiva quando abbiamo visto la scritta, cioè la rotonda con scritto San Teodoro. Tipo io super felicissima. Ci abbiamo messo un po' però stavolta per arrivare da Olbia a San Teodoro perché c'è un po' di traffico e poi fa caldo. Il centro di San Teodoro dove la sera fanno i mercatini. Attento a questo che sto facendo retromarcia. Ti ha visto? Spero e penso di sì. Eccolo, ci ha visto. Questo qui, questo viale dove, eccolo, entra. Ok, qua ci fanno i mercatini. Che dalle 8. Ah, l'anno scorso era dalle 6 invece. Dalle 8. No, mi sa dalle 6. E qui dove fanno tutti i mercatini. Vorremmo andare. L'Ambra Day! Vorremmo andare. Ah, anche qua c'è l'MD. Al la CRAI. All'info point vorrei andare. Sono le 12:40, mezzogiorno e 40 e siamo ancora qua. Ci siamo fatti un bel giro per San Teodoro, siamo andati all'info point, siamo andati alla Mondadori, ci siamo già un po' informati per fare l'escursione sulla Maddalena e ancora siamo. Sono Luna e ci ha chiamato il proprietario della casa di andare lì perché casa è pronta all'1 e un quarto, vabbè, sono 1:02, dopo che arriviamo, anche se sta qua dietro. E finalmente andiamo a casa, dico finalmente perché dobbiamo andare a fare un sacco di cose, non è finita la nostra giornata che poi possiamo rilassarci, no, è appena iniziata. Ragazze, ci ho appena dato casa, noi pranziamo un attimo perché stiamo morendo, almeno così dopo facciamo tutte le cose con calma. Se ci siamo organizzate così, queste sono tutte le cose che stavano in macchina. Abbiamo svaligiato la macchina, adesso lasciamo così, mettiamo a posto dopo. Sono le 2, adesso ci dirigiamo o verso l'Eurospin qui a San Teodoro o verso Olbia. Tanto dobbiamo andare tutte e due le parti, dimmi. No, la macelleria per ultimo, amore. E poi dopo fatta la spesa mettiamo tutto a posto. Quindi io non vi faccio vedere casa adesso, ve la faccio vedere dopo. Auguratemi buona fortuna. Do you know what you want? Looking for yourself in a bottle of red. Giving you all I got. I just wanna know what it's like to be dead. Wanna stay young, but I wonder what it's like to die. I don't wanna go home, and she just wanna feel alive. I don't pick up the phone. Stiamo facendo l'aperitivo. Intanto le valigie noi non le pensiamo, stanno là, possono stare là. Intanto godiamoci questo primo aperitivo. In realtà perché noi non abbiamo neanche mangiato, sono le... aperitivo povero. Sì, aperitivo molto povero. Le 17:45. Eccoci qua ragazze. Allora, non chiedetemi che capelli ho, perché mi sono pettinata adesso, mi sono sciolta la coda adesso. Vi volevo raccontare un po' la giornata di oggi. Mi sono resa conto che sì, ho vloggato oggi, ma è stata una giornata molto frenetica, tanto
anche troppo in alcuni momenti, già partendo da quando ci siamo svegliati. Per fare la spesa ci avevo messo circa 3-4 orette, perché siamo andati ad Olbia, alla Gonad e al Risparmio Casa, siamo rivenuti qui a San Teodoro, siamo andati all'Eurospin, siamo venuti qui a casa che erano le 5:30, noi avevamo tutte le valigie sparse per la casa, tutte le buste di spesa sparse per la casa, non sapevamo neanche dove metterci le mani dalle 5:30 che stavamo in piedi. Abbiamo deciso di prendere la pizza dalla pizzeria che c'è a fianco casa, perché abbiamo anche la pizzeria. Ecco, non mi andava neanche di cucinare, vi dico la verità, né a me né a Wolf ci andava di cucinare. Adesso Wolf è andato a prendere la pizza, io sto parlando con voi, mi sto rilassando, adesso vado anche ad apparecchiare. Ora mi devo un po' riprendere perché sono stanca, mi sento stanca. Infatti parlavo prima con Wolf che era anche un po' giù di morale per questa cosa, che ero stanca, no? Alle 8:50 la pizza era pronta, sono le 8:54, quindi penso che sta ancora in pizzeria, la sta pagando o sta venendo qua. Allora, a parte sono felicissima perché lo stesso proprietario dell'anno scorso, di cui noi ci siamo trovati bene e siamo rivenuti qui per questo, ci ha regalato come l'anno scorso la tessera per entrare gratis. Prendete molto le mie parole con la pinza alla cinta. La cinta al parcheggio costa 2 euro l'ora, non puoi fare quello giornaliero, quindi se stai anche 5 ore, 5 per 2 sono 10 euro, ci vuoi andare già 2 giorni consecutivi sono 20 euro e ti parlo di 5 ore, se ci vuoi stare tutta la giornata fate voi. E praticamente ci dà tipo una tessera che la offre lui, che lui paga, non so se adesso è una tessera ricaricabile, non so, gratis per noi, però la paga lui, non è che non si paga, la paga lui per noi e ce la offre. E sono contenta che ce l'ha ridata, perché almeno così anche l'anno scorso abbiamo usufruito un sacco di questa cosa, quindi ci ha regalato questa tesserina magica, diciamo così, dove non paghiamo il parcheggio noi, però ce lo paga lui praticamente. Allora, la mia pizza Doveva essere, ma non è, infatti ho detto, ho perso il cliente. Mozzarella di bufala, prosciutto crudo e rucola. Senza rucola. Mentre il suo... La mia doveva essere prosciutto cotto, penso stracchino o mozzarella o panna, con patate al forno e croquet. E invece è solo mozzarella, patate e prosciutto. Ma stai a crisi, perché c'è tanti che la gente. Ah, c'è tanta gente. La gente aveva tante consegne. Allora è andato in tilt. Sì, in tilt. Sì. È andato in tilt. Capita. E sabato sera, ragazzi, 17 tanto... agosto, San Teodoro. Parlando di quella gente, che tipo la gente è arrivata, ci ha detto ma ci possiamo sedere? Ha fatto sì, se ti vuoi sedere c'è un'attesa minimo mezz'ora. Poi nel frattempo faccio il pit. Passa il tempo che ti faccio le pizze. Le ha cacciati praticamente. Ma i tavoli, il ne va pieno. Abbiamo cenato e c'è praticamente Wolf che si è accasciato sul prato e dorme. Non so come risvegliarlo. Ci riprovo e poi vado a dormire anch'io, quindi vi auguro la buonanotte.